Buongiorno carissimi utenti, qui collegati dal centro sportivo La Paratina di Chiaiano. Ancora una volta protagonista in questo campionato il Real Marano della copresidenza Pelliccia Zoccolella. Eccola nelle immagini la squadra bianco-verde che oggi cerca di vincere contro la squadra Fulgor San Giorgio. L'arbitro, il signor Liguori di Fratta Maggiore, ha avviato al centro del campo tutti i 22 giocatori. Leggiamo subito le formazioni. Real Marano, Monteleone, Russo vicecapitano, Cuomo, Guida, Cioffi, Saggiomo, Polverino, Fasano, Leporanico, Caruso capitano, Crudele. In panchina De Magistris, Liguori, Lanzuise, Mauriello, Riccio, Zoccolella, Capuzzo. Allenatore D'Amato, allenatore in seconda Cartigiano. La struttura societaria è così formata, c'è una copresidenza, Zoccolella Pelliccia, direttore generale Salvatore Alvino, direttore sportivo dell'Aquilo, segretario Diego Zoccolella. Per quanto riguarda la squadra Fulgor San Giorgio, Mistico Ventura Minichini, Francesco Certo, Russo Prisco, Dalfino, Gaiano Pesce, Alessandro Certo, Minichini, allenatore Radicella. A momenti dovrebbe iniziare l'incontro. Inizia la partita, carissimi utenti, qui collegati dal centro Paratina di Chiaiano. Il Real Marano attacca, ci pensa il numero 2, ossia Russo, vicecapitano. Passaggio arretrato al numero 4, Guida, di nuovo in azione la squadra bianco-verde che avanza il passo cercando di potersi lanciare in avanti. C'è un controllo del gioco a centrocampo, palla arretrata in difesa, la sfera al numero 2 Russo, vicecapitano. Ecco che la sfera viene giocata in orizzontale, la squadra fa ben circolare la sfera cercando di potersi lanciare poi in avanti. Si controlla il gioco anche nelle retrovie con il numero 4 Guida e il numero 5 Cioffi, pallone che però viene riconquistato dal numero 10 Certo Alessandro, pallone che però termina fuori, rimessa laterale. Il lancio in avanti al numero 9 Pesce che perde palla, la recupera subito il Real Marano in azione, pallone viene giocato in orizzontale, il lancio in profondità, la sfera non è posizione irregolare, un pallonetto e poi l'arbitro però, attenzione, fischia dopo una grande opportunità. Infatti il calciatore, il capitano della squadra, ossia Caruso, aveva continuato il suo percorso nel corridoio dove non c'era nessuno, ma l'arbitro subito dopo ha fischiato la posizione irregolare. Poteva essere il gol, si poteva sbloccare il risultato. Ancora il Real Marano in azione. Palla che termina fuori. La squadra, il giocatore Minichini, quindi la Fulgor San Giorgio, perde questa opportunità di poter detenere il possesso di palla. Fulgor San Giorgio in azione con il proprio capitano Francesco Certo. Palla a centrocampo, palla al numero 9, ossia Pesce. Biancoverde in azione, palla arretrata al numero 4 Guida. Sfera al numero 2 Russo. La palla al numero 5 Cioffi ed ecco che c'è la manovra offensiva della compagine di mister D'Amato che cerca di poter passare in vantaggio. Palla fuori, il Real Marano ha iniziato molto bene questa partita, riesce bene a gestire il gioco, utilizza molto tatticismo in campo seguendo le posizioni proprie di calciatore ed ecco un lancio in diagonale per il numero 7 Polverino, cerca il dribbling, si insinua in area di rigore ma viene fermato dai difensori gialloblu. Minichini, perdono palla e molto bene il lavoro fatto dalla difesa biancoverde. Pallone al numero 2 Russo, sfera a centrocampo per il numero 3 Cuomo,
La palla viene allargata sul laterale sinistro. Si cerca una triangolazione, lancio al numero 11. Crudele, ottima l'iniziativa di centrocampisti che cercano di poter creare, di essere creativi per poter azionare poi l'offensiva nell'area di rigore della Fulgor. In lancio in profondità, ricordiamo Fulgor San Giorgio, squadra di San Giorgio a Cremano, ancora in azione, palla che viene persa, recuperata dai biancoverdi, ci si lancia in avanti, pallone al numero 5 Cioffi, sinistro, palla in verticale, ci prova il Real Marano, palla in out, rimessa laterale per i biancoverdi, Real Marano in azione, palla al numero 2 Russo, pallone al numero 5 Cioffi, il sinistro, viene fatta circolare la sfera al numero 3 Cuomo, gialloblu che recuperano, ottima palla di Cuomo, passaggio arretrato, viene gestita alla meglio il pallone da Guida, pallone al numero 2 Russo, sfera al numero 5 Cioffi, il lancio in profondità, e l'arbitro però fischia di nuovo una posizione irregolare di Caruso, fondo area per la squadra di San Giorgio a Cremano, palla recuperata dal numero 8 Fasano, palla a centrocampo diagonale, Fulgor San Giorgio perde palla, la squadra di San Giorgio a Cremano, l'iniziativa in area di rigore, il cross, ottima questa iniziativa lodevole di Crudele che riesce ad ottenere il corner, possibilità di poter passare in vantaggio. Vediamo questa ennesima azione di gioco del Real Marano che vuole passare assolutamente in vantaggio, il cross in area di rigore, interviene il numero 3, ossia Cuomo, palla che viene respinta, ancora il Real Marano in azione, pallone che però viene deviato, rimessa laterale, batte il numero 2 Russo, pallone girato a Guida, poi viene allargato il gioco, gioca molto bene, vedete, da un punto di vista tecnico la squadra del Real Marano con le impostazioni, il lancio sul laterale destro, ottima questa giocata per il numero 7 Polverino, palla che viene deviata fuori, corner, l'arbitro attribuisce il fondo, fondo area, il lancio a centrocampo, molto bene svolgono il ruolo i centrocampisti del Real Marano, in azione il numero 5 Cioffi, grande dribbling da parte di Crudele, pallone al numero 8 Fasano, pallone al numero 5 Cioffi, Fulgor che intanto si proietta in avanti, riconquista sfera, Polverino, palla in orizzontale, Crudele apre sulla sinistra, i biancoverdi riescono così a passare in vantaggio, ma la mano di Mistico salva in extremis la compagine del Fulgor che è in difficoltà, Fulgor San Giorgio in azione, c'è un contrasto, palla in gioco, sfera fuori, rimessa laterale per la squadra del Fulgor San Giorgio. Noi in azione la squadra del Real Marano, pallone al numero 2 Russo, vice capitano, ecco le immagini, Russo, il lancio in profondità, ne approfitta il pallonetto ed è rete,
Il Real Marano passa in vantaggio qui allo stadio Paratina con il numero 6 Saggiomo. Bravo Saggiomo, eccolo le immagini, l'autore di questo splendido gol, davvero eccellente l'iniziativa, lodevole l'azione di gioco. Quindi Real Marano 1, Fulgoro San Giorgio 0. Di nuovo in azione la squadra del Real Marano, in avanti con Saggiomo, e ottiene un corner, però il numero 3 Minichini è molto fortunato. L'arbitro intanto fischia la rimessa laterale. Corner per il Real Marano, il sinistro, la possibilità di poter raddoppiare, ci prova il numero 8, ossia Fasano, pallone al numero 2, Russo, la palla all'indietro, nella metà campo, Russo. Pallone al numero 3, Cuomo. Cuomo in gioco, orizzontalità della palla, l'azione viene effettuata nella metà campo, sono molto bravi i giocatori. Guida, il lancio in verticale, di nuovo la squadra di calcio del Real Marano in azione con il numero 10 Caruso. La palla viene fatta girare sul laterale destro, cross in area di rigore, la palla si proietta al centro, ma Crudele di nuovo interviene. Pallone al numero 8, Fasano, ci prova la squadra del Real Marano. Pallone poi nelle mani del numero 1, Mistico. Cioffi, Russo. Il lancio in diagonale sulla terra sinistro. Palla in verticale. C'era la possibilità di raddoppiare il risultato, ma Fulgoro San Giorgio ancora in gioco. Il tiro finale. Ci provano in due, sia Leporanico che Caruso, ma la palla viene ribattuta, attenzione, perché in questo caso la squadra poteva raddoppiare il risultato, metterlo al sicuro, ma in realtà ha trovato di fronte una difesa concentrata. Di nuovo il Real Marano in azione, il sinistro, svetta di testa, passaggio arretrato al numero 1 Monteleone, no scusate, sì Monteleone, esatto Monteleone, pallone al numero 2 Russo, vice capitano. Guida, l'apertura in verticale, sfera fermata. Il lancio poi girato al numero 7, Polverino. Si cerca una triangolazione, ottima Crudele, ed è rete. Però l'arbitro fischia la posizione irregolare del capitano Caruso. Eccolo nelle immagini, un po' deluso forse dal fischio arbitrale. Grande gol il suo, raddoppia il risultato, però il gol viene annullato. Bella gara, comunque belle giocate. Il Real Marano in questa gara sta facendo vedere il meglio di sé come produzione di gioco, sia tecnica che tattica. Punizione.
sinistro. Mando tre. A destra, a destra, a destra. Mando tre. Mando tre. Punizione. La Fulgoro San Giorgio ci prova, pallone troppo alto. Ci ha provato il numero 11 in questo caso del Fulgoro, Minichini. Si riparte dalle retrovie. Real Marani in azione. Pallone in profondità. Il lancio. E recrimina un fallo di braccio secondo il capitano Caruso. Biancoverdi in azione. Gialloblu in avanti. Il lancio in profondità, sfera che termina fuori. Rimessa laterale. Pallone al numero 2 Russo, sfera al numero 4 Guida. Guida. Grande giocata e grandi dribbling del numero 5 Cioffi. Palla sul laterale sinistro, Crudele la sposta, il cross in area di rigore, svetta di testa il numero 10 Caruso, il capitano, che va di nuovo vicino al gol. Poco impegnato in questa prima parte del primo tempo il portiere Monteleone, vedete che sta fuori dall'area di rigore. Russo. Cuomo. Molto bravo. Ci si lancia in avanti. Rimessa laterale. Grande giocata, ancora in azione la squadra di Real Marano, palla che viene ribattuta, bravo il numero 6 Prisco e ci si lancia in avanti, il fallo, attenzione sul numero 11 Minichini, punizione. Punizione per il Fulgor San Giorgio. Vediamo lo sviluppo di questa azione. Pallone in area di rigore, ribatte la difesa e riparte la macchina di mister D'Amato. Ottima questa giocata di Polverino. Il suo diagonale davvero gioca a memoria il Real Marano. Il tiro sfiorato all'incrocio. Bella iniziativa. È stato proprio Saggiomo a tirare l'interno destro vicino al gol. 1-0 risultato per il Real Marano, ricordiamo. Il lancio. Pallone che viene fermato. Sera che termina fuori. Rimessa laterale. Palla che è uscita fuori dal rettangolo di gioco.
il lancio in avanti. Pallone nelle braccia del numero 1 Mistico. L'apertura, ottima questa apertura, Caruso ci prova. Bellissima è stata l'apertura, eh? Davvero tecnica. Di nuovo i gialloblu in azioni, fermano il gioco e arretrano il passaggio al portiere. Mistico. Biancoverdi in azione, Real Marano che insiste. Il fulgor, attenzione c'è un fallo di nuovo su Minichini. Punizione. Punizione, il cross in area di rigore, palla ribattuta, Biancoverdi in avanti. L'intervento del numero 4 Guida ferma l'attenzione da parte dei gialloblu. Palla deviata. Cuomo. Lancio in profondità. La finta si era ribattuta. Rimessa laterale per il Real Marano che ci prova con il numero 3 Cuomo. Il lancio in area di rigore, sfera deviata, di nuovo il numero 2, bravissimo, e stava realizzando il gol Russo, il vice capitano, da oltre 40 metri, eccolo nelle immagini, Russo vicino al gol, di nuovo il biancoverde in azione, poi l'arbitro fischia una posizione irregolare. Punizione per il gialloblu. Il lancio. Biancoverdi davanti, pallone a Russo. Cioffi, il sinistro, il diagonale, secondo l'arbitro è posizione irregolare, ma è gol, si recrimina giustamente questo fischio, la panchina, comunque nella panchina del Real Marano si respira aria tranquilla, piena di emozione, visto e considerato il risultato 1-0. Il lancio in avanti, Real Marano che ci prova, pallone che però viene fermato, fallo, attenzione, l'arbitro fa continuare, poi ferma il gioco. Real Marano che parte dalla sinistra, lancio in profondità, sul laterale sinistro,
di noi in azione. Si cerca una triangolazione, proprio che però viene fermato dai gialloblu, che hanno in questo caso la meglio, e la squadra di San Giorgio a Cremano avanza. Si apre un varco, ma il numero 3 sta ben attento. Cuomo. Di nuovo la squadra del Real Marano in azione. Palla centrale, triangolazione con Caruso. Tiro del numero 8, bravissimo. Fasano che va vicino al gol. Di nuovo un'azione insidiosa e altrettanto pericolosa da parte della squadra del Real Marano. La sfera viene spostata sul laterale sinistro. I biancoverdi avanzano. Cioffi. E poi c'è un fallo, punizione. Lancio di sinistro, palla che viene ribattuta. Di nuovo palla a terra. Palla fuori. Centrali, oh, due centrali solo. C'è un contrasto, l'arbitro fischia la punizione. Russo batte la punizione. Il Real Marano, una realtà davvero molto solida, grazie alla copresidenza Zoccolilla Pelliccia, sta offrendo nella zona appunto di Napoli Nord, davvero nell'area, in quest'area, davvero grandi successi, e soprattutto ha creato un progetto sportivo che è valido sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista culturale. Ancora il Real Marano in azione, il sinistro, diagonale, bella questa giocata, il colpo di testa, la palla viene respinta, palla che termina fuori. Rimessa laterale per il Real Marano. Passaggio arretrato. Ed ecco il numero 11, Crudele, cerca di smistarsi effettuando una serie di dribbling, ma la difesa non sta a dormire e poi perde palla. Ecco il numero 7, Polverino, cerca il dribbling. Effettua uno scambio di palla, alla fine il numero 5, Cioffi, è destinatario della sfera, il cross, bella questa azione, davvero bella, Caruso di nuovo in pole position per raddoppiare il risultato, svetta di testa, ma trova pronti i riflessi di Mistico, il quale risponde molto bene. Sporting San Giorgio in azione. Minichini. Sfera che termina fuori. Rimessa laterale. Minichini. Controfallo, in questo caso viene spinto il numero 10, Caruso,
il capitano della squadra del Real Marano. Il Real Marano ha puntato in questo campionato su un tridente formato da Leporanico, Caruso, Crudele. Il cross in area di rigore ed ecco appunto Caruso. Biancoverdi in azione. Palla in profondità, Serra che termina sul fondo. Scusa, nelle immagini Leporanico, il centravanti biancoverde, che sta ben attento per recuperare palla. Fondo area battuto, biancoverdi che in questo caso hanno la meglio, riescono a dotarsi del possesso della palla. Polverino. Ci si lancia in avanti. Fermato il pallone. Sfera deviata fuori. Polverino ancora in azione. Rimessa laterale. Palla in out. Palla in out. Sfera che alla fine rimbalza e termina nelle braccia del numero uno Mistico. Palla che termina fuori. Rimessa laterale per il Real Marano in azione con il numero 5 Cioffi. La triangolazione, palla è giallo-blu. Hanno la meglio i giocatori del Fulgor San Giorgio. Si avviano verso l'area di rigore, si cerca una triangolazione, ma Cioffi sta ben attento e di sinistro porge la palla al numero 7 Polverino, il quale avanza la triangolazione. Si cerca il cross. Cioffi il sinistro, bellissimo questo tiro, sfiorato l'incrocio dei pali, ottimo l'impegno e l'abnegazione di Cioffi. Eccolo le immagini, che da difensore si trasforma in attaccante. Il suo tiro prorompente impegna il portiere Mistico. Fondo area. Fondo area per il Fulgor. Russo. La triangolazione, il lancio poi di Fasano per il numero 3 che recupera Cuomo. L'arbitro decreta il fondo area. Il lancio in verticale. Ci si commette fallo nei confronti del numero 8 Fasano. Pallone che viene fermato di Polverino e attenzione, c'è la fuga del Fulgor. Pallone che viene recuperato, bravissimo Guida. Cioffi, ancora Cioffi, ottiene lo scambio di palla, cerca di scaricare la palla in area di rigore per il numero 10 Caruso. L'arbitro però a quanto pare ha fischiato la posizione irregolare. Punizione per il Fulgor. Il lancio in avanti.
Biancoverdi in azione. Cioffi l'allungo in area di rigore per il numero 9 Leporanico, sfera nelle braccia del numero 1 Mistico. Il destro, pallone fermato, Cioffi il sinistro sul laterale, la palla piomba sul piede di Leporanico, il quale prova il gol di classe, pallone che salvò l'alto sulla traversa. Fondo area, biancoverdi in azione, palla che viene persa, recuperata dal numero 2 Russo, vice capitano, palla a terra, Cioffi sfera sulla destra, bravo il numero 5 Cioffi, ottima la sua gara, la sua prestazione, vedete, è su tutte le palle, sia a destra che a sinistra, è incredibile. Ecco di nuovo Cioffi, come potete vedere, anzi in questo caso è Russo, però poi c'è l'intervento, attenzione, la palla termina al fulgor col numero 8 Gagliano, attenzione, poi c'è un fallo fischiato dall'arbitro. Scatta a quanto pare la prima ammonizione di questa gara, quando ormai siamo giunti, ci avviamo verso la fine del primo tempo. Real Marano 1, Fulgor San Giorgio a Cremano 0. Cioffi sul pallone, il tiro bellissimo, il tiro del numero 8 Fasano, l'esterno destro sfiora il gol del raddoppio. Fondo area, il lancio, bravo Cioffi, pallone che però viene fermato dal Fulgor San Giorgio, pallone in area di rigore al portiere Monteleone. Si riparte dalle retrovie, Russo, Fasano, si cerca una triangolazione, la finta, Crudele effettua la triangolazione ma non viene seguita molto bene dai suoi compagni di gioco, poi alla fine la sfera termina fuori, rimessa laterale, batte la squadra del Fulgor in azione, il destro, pallone fermato, Cioffi, punizione, batte il Fulgor San Giorgio, ci prova questo tiro, interno destro, fuori gioco.